Elia. Elia è un altro epigramma in cui, come potete capire già dall'immagine che abbiamo utilizzato di sfondo, si evidenzia il modo caricaturale con il quale spesso Marziale descrive le donne. O sono prese in giro con delle caricature come questa, o sono oggetto del desiderio sessuale prive di ogni caratterizzazione psicologica. Troviamo quindi in Marziale più o meno la stessa misoginia di Giovenale, del resto i due erano amici, di cui parleremo fra poco nella lezione su Giovenale. Il ritratto contenuto in questo epigramma è quello di una donna davvero poco piacevole, poiché dotata solamente di quattro denti, ora ha perduto anche quelli a causa di un colpo di tosse. L'epigramma è fulminante nella sua brevità, è un esempio dell'arguzia compositiva di Marziale, giocata sulla descrizione al limite del grottesco e sul divertimento fine a se stesso. La gran parte degli epigrammi di Marziale sono caratterizzati da questo. Lui vuole anche divertire. Con questi epigrammi vuole cercare la battuta d'effetto, vuole far ridere e in questo modo anche magari vuole essere pagato, insomma, da quelli che possono leggere i suoi epigrammi, magari durante un banchetto. Non ci sono secondi fini moralistici o diffamanti, c'è solo un gran desiderio di ridere e di far ridere. Si memini, ecco, possiamo anche leggere, questi sono distici elegiaci in modo ritmico. Si memini fuerant tibi quatuor Elia dentes, expulit una duos, tussitet una duos. Iam se cura potest totis tussire diebus, nihilisti quod agat tertia tussis abet. Allora, si memini. Se ricordo bene, fuerant tibi quatuor Elia dentes, tu avevi quattro denti, Elia. Allora, se mi ricordo bene, se ben ricordo, si memini, proposizione condizionale con una protasi della oggettività, avente tuttavia nel contesto un valore incidentale, un senso lievemente ironico. Questo, se ricordo bene, ha un senso più ironico che non ipotetico condizionale. Memini, meminisse, è un verbo difettivo, un verbo che è solamente il perfetto e i derivanti dal perfetto. Se ricordo bene, dativo di possesso, a te erano stati letteralmente. L'abbiamo tradotto, tu avevi. In realtà fuerant sarebbe un più che perfetto letteralmente. Tu avevi quattro denti. In latino tibi è dativo di possesso, quattuor è nominativo. Elia è il vocativo. È la donna a cui si rivolge Marziale con questo, con questa poesia assai poco galante, direi. Tu avevi quattro denti. Quatuor dentes. Ecco, abbiamo detto appunto che quattuor è nominativo ed è l'aggettivo numerale attributo di dentes, quattro denti. Expulit una duos, tussis et una duos. Che vuol dire? Un colpo di tosse te ne ha espulsi due e un altro colpo di tosse altri due. Una tussis è il soggetto, quindi nominativo femminile più attributo, ed è la terza declinazione, tussis, tussis, expulit, expello, expellis, expuli, expulsum, expellere. Perfetto indicativo, terza persona singolare. Una tosse, noi traduciamo meglio ovviamente in italiano, un colpo di tosse, ha cacciato via, ha espulso duos dentes, sottinteso ovviamente, no? Cioè duos sarebbe l'attributo del complemento oggetto sottinteso dentes all'accusativo maschile plurale. Et una è un altro colpo di tosse, te ne ha cacciati fuori altri due. Duos dentes sempre sottinteso. Iam secum potest totis tussire diebus. Ormai c'è un errore di stampa, c'è un secum, invece sarebbe un secura. Ormai tu, tranquilla, puoi tossire tutti i giorni. Ormai puoi tranquillamente tossire
tutti i giorni. Ricordate, errore di stampa, è secura, non è secum. Ormai, iam, avrebbio di tempo. Ormai, tranquilla, sicura, non c'è più nessuno che... è niente. Dicevamo che secura è un predicativo del soggetto. Il termine deriva da sine più cura, no? Cioè senza preoccupazione, letteralmente, no? E infatti qua vuol dire ormai tranquilla, senza nessuna preoccupazione, puoi tossire senza nessun problema tutto il tempo che vuoi, totis diebus, in tutti i giorni, ablativo di tempo continuato. Potes tossire, tu puoi tossire, potes, presente indicativo, seconda persona singolare. Nil isti quodaga terzia tussis abet. Un terzo corpo di tosse, una terzia tussis, soggetto nominativo femminile singolare, non ha più nulla da portarti via. Nil abet, nil abet, abet nil. Nil è un altro modo che avevano i latini per indicare il neutro di nemo all'accusativo, nominativo, qui accusativo ovviamente, no? Qui è il complemento oggetto. Un terzo colpo di tosse, terzia tussis, nil abet, abet è presente indicativo, terza persona singolare, non ha nulla più da portarti via. Quod agat è una proposizione relativa con una sfumatura eventuale, ecco perché, una relativa impropria insomma, ecco perché c'è il congiuntivo. Non ha più nulla da portar via, istic, da portar via lì. Istic è un avverbio di stato e luogo. Non c'è più nulla lì. Avevi quattro denti, li hai persi tutte quanto, tutti e quattro. Due con un colpo di tosse, gli ultimi due con un secondo colpo di tosse, un terzo colpo di tosse, ormai non ha più nulla da fare.